Angelo Sanzio picchiato per strada a Civitavecchia e quello del Grande Fratello. Il Ken umano in ospedale. La triste vicenda. Brutto e triste episodio quello che nei giorni scorsi ha visto protagonista Angelo Sanzio, noto anche come il Ken umano italiano, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, NIP, e opinionista di Barbara D'Urso. Il giovane è stato aggredito e picchiato per strada, mentre stava trascorrendo una piacevole serata per le vie di Civitavecchia. Non accadeva dai tempi delle scuole medie una cosa simile. È stata un'aggressione omofoba, fa sapere in un'intervista rilasciata al Tempo. Angelo passa poi a spiegare i dettagli della deprecabile vicenda. Uno di loro è iniziato dicendo: è quello del Grande Fratello. Poi uno di loro si è scagliato contro di me. Ero a Civitavecchia con amiche per una serata e dopo cena siamo andati a bere qualcosa in centro. Lì abbiamo incontrato alcuni ragazzi, forse stranieri. Uno di loro è iniziato dicendo: è quello del Grande Fratello, dichiara Sanzio al quotidiano romano. Potete immaginare cosa abbiano detto, prosegue, veri e propri attacchi omofobi. Purtroppo la situazione ha preso una piega ancor più negativa. Io ho fatto finta di niente ed insieme alle mie amiche ho continuato a camminare, continua a spiegare il Ken umano, poi uno si è scagliato contro e mi ha dato uno schiaffo. Io per evitarlo ho girato il volto e mi ha preso l'orecchio. Di notte, dopo alcune ore, ho iniziato a perdere sangue dall'orecchio sinistro. Alle 4 del mattino sono andato pronto soccorso, ma non ho denunciato. Il colpo ricevuto ha avuto delle ripercussioni, tanto che Angelo ha dovuto recarsi in ospedale. Non sentivo più nulla. Ho avuto paura. Così alle 4 del mattino sono andato pronto soccorso. Ho fatto una visita dall'otorino. La forte fuoriuscita di sangue potrebbe essere stata causata dal forte schiaffo e dalla ferita nel tratto naso-orecchio-gola, visto che da poco mi sono operato al naso. Nonostante l'increscioso fatto, Sanzio non ha preferito non procedere per vie legali. Motivo? Non ho voluto farlo. Ma credo che una denuncia morale, permettetemi il termine, sia ancora più importante. Trovo veramente assurdo quello che è successo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.